Questo è un punto di riferimento per tanti. Lo sappiamo, vita, morte e miracolo di tutti. Questo era un posto che comprò mio nonno nel 74 ed era solo una piccola tabaccheria con una pompa di benzina. Poi, man mano che sono passati gli anni, con l'aiuto anche di un mio zio, pensarono bene di aprire anche un punto di ristoro, bar con alimentari. Nel 95 abbiamo rilevato questa attività. Intanto cambiamo il nome, perché non volevamo più chiamarlo Bar Elvis, ma Roxy Bar, perché sia io che mio fratello appassionati di Vasco Rossi, quindi pensiamo bene di chiamare questo bar Roxy Bar. Allora, un collo lungo? Diciamo che la gente che viene in questo bar è gente, diciamo che dall'agricoltore, dal fungaiolo all'artista. Noi abbiamo avuto qui presenze di artisti importanti, tipo Checco Zalone, Riccardo Scamarcio, Lino Banfi. Quello che mi ha fatto tanto emozionare è stato Checco Zalone. Checco Zalone è stato uno che praticamente è venuto qua come una persona normale e si fece il panino, e ti dico che è una persona veramente alla mano, una persona come uno di noi. Avevo 8 anni quando con mio zio facevo il cameriere qua, il cameriere e il barista, quindi sono 40 anni che bene o male faccio questa attività. Io nel mio lavoro mi diverto, con una battuta, una barzelletta, questo e quest'altro, diciamo che li faccio sentire subito a loro agio e a casa loro.